Un lavoro da muratore, una città che non è la propria, la famiglia che si sfascia e le difficoltà che diventano disperazione. È la storia di Raimondo che abbiamo incontrato alla Caritas diocesana di Arezzo. Sono entrato in quel giro vizioso proprio dell'alcol e sono trovato dopo qualche mese senza lavoro, senza niente, per strada. Per lui un microcredito di 2.000 euro al termine di un percorso di recupero pieno di ostacoli è stato l'ultima spinta verso una vita di dignità e autonomia in una casa popolare. Mi ha aiutato parecchio per rimettere a posto la casa, per entrare in casa, per pagare i primi mesi, l'allaccio della luce, il gas, tutta questa roba qua. E oggi, grazie a Dio, mi trovo, insomma, una persona che posso guardare l'altra gente in faccia senza vergognarmi. È per uno, 10 e tanti Raimondo che la Caritas diocesana aretina ha attivato un nuovo servizio di microcredito in collaborazione con Banca Etruria. Le famiglie in difficoltà potranno ottenere un prestito di 3.000 euro a tasso di interesse agevolato del 3%, da restituire in 36 mesi. È una delle risposte alle tante richieste d'aiuto registrate dal centro d'ascolto e dalle 36 Caritas parrocchiali di Arezzo. Oggi ci stiamo trovando di fronte a una realtà che è una realtà triste socialmente, quella dei cittadini italiani. Noi siamo passati dal 6% a più del 40% di presenze locali.